Presidente Grimi, cerchiamo di tirare un primo bilancio per quanto riguarda il turismo invernale, questa prima parte delle festività natalizie. Che cosa ci dicono, in quanti sono arrivati in Abruzzo e soprattutto se c'è da migliorare qualcosa? Per quanto attiene il periodo natalizio, qualcosa è stato fatto proprio per un discorso di enogastronomia. Siamo in grave crisi, in prospettiva attuale, futura, non c'è la neve, per cui le prenotazioni stanno saltando e le prospettive non sono di una ripresa a breve, perché anche nei prossimi 10-15 giorni non si prevede neve. Questo ci deve fare riflettere in primo luogo sull'aiuto che va dato agli albergatori e agli operatori del settore, perché veramente sono in grande crisi, e in prospettiva futura sull'immagine da dare alla nostra montagna, che deve essere più complessa e variegata rispetto a quella della sola neve, perché purtroppo i cambiamenti climatici stanno incidendo. Ecco, questo è un elemento essenziale. Il cambiamento climatico porterà anche a un cambiamento del turismo in montagna, almeno in Abruzzo. Io sono certo che dobbiamo prendere in mano questa situazione e dare alla nostra montagna la possibilità di vivere oltre la neve, perché se c'è neve va bene, ma è una montagna che deve vivere anche d'estate, deve vivere anche di esperienze, sta vivendo di enogastronomia, di altro tipo di turismo che deve essere esperienziale. Puntare solo sulla neve, che ci vuole, puntare solo sulla neve può essere pericoloso in prospettiva futura.